Ciao a tutti amici di eximardura.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovissimo mouse da gaming della Rocket. Stiamo parlando del Rocket Cova. Partiamo velocemente dalla confezione e come sempre troviamo una grafica e un layout classico del brand tedesco, immagine illustrativa del prodotto, alcune caratteristiche tecniche nella parte frontale, mentre nella parte posteriore un'ulteriore immagine illustrativa con una grafica molto aggressiva e ulteriori caratteristiche e informazioni riportate in diverse lingue. All'interno della confezione troveremo classica documentazione caratterizzata da una Quick Start Guide e un manuale per riguardante la garanzia del prodotto ed infine il mouse stesso, ovvero il Rocket Cova. Come possiamo vedere, Rocket ha ridisegnato abbastanza bene la nuova versione. Troviamo un mouse molto aggressivo dalle forme abbastanza spigolose, colorazione interamente grigio scuro per la parte superiore del mouse, parte in plastica, senza alcun rivestimento in gomma o soft touch, anche se ad un primo contatto un minimo di verniciatura con effetto soft touch sicuramente è stato dato. Nella parte superiore troviamo la scritta con il modello del mouse, quindi Rocket Cova. Nella parte avanzata troviamo un singolo tasto per lo switch dei DPI fino a 7000 con la funzione overdrive, uno scroll rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma. Non troviamo i classici step o comunque quei piccoli inserti, ma un rivestimento uniforme in gomma. La parte avanzata, come possiamo vedere, tende a spostare i tasti principali leggermente verso il centro, inserendo anche questi due nuovi tasti che potremo assegnare con la funzionalità che più preferiremo tramite il software di gestione. Spostandoci nel lato di destra, troviamo un design che appunto riprende l'aggressività di questo mouse, due tasti per effettuare eventuali modifiche che potremo utilizzare in gioco con le funzionalità più disparate e essendo un mouse di forma ambidestra troviamo lo stesso design anche nella parte di sinistra. Nel retro del mouse possiamo vedere leggermente questo inserto, questa sorta di plastica che consentirà una retroilluminazione bizona, quindi qui potremo magari settare il colore verde e la rotellina potrà essere impostata del colore rosso, blu o qualunque altro colore che ci possa interessare. Posizionando il mouse frontalmente possiamo vedere ancora meglio il design molto aggressivo del mouse e questa forma perfettamente ottimizzata e a nostro avviso abbastanza ergonomica. La presa è di tipo claw grip, leggermente fingertip anche, di certo non è palm grip e quindi potremo utilizzare questo mouse, cioè gli utenti con una mano piccola potranno utilizzare questo mouse senza alcun tipo di problema. Spostandoci nella parte inferiore troviamo 5 mouse fit di piccole dimensioni, 3 nella parte inferiore e 2 nella parte superiore. Nella parte centrale troviamo anche il sensore ottico scelto da Rocket che è un Rocket R6 da 7000 dpi con la funzione overdrive, altrimenti sono 3500, però nel dettaglio è un PMV 3320. È un sensore di ultima, tra virgolette, generazione, abbastanza performante, e quindi Rocket finalmente ha deciso di portare un mouse con sensore ottico, quasi da successore al Rocket Cone. Passando al cavo, è un cavo rivestito in treccia di tessuto e il connettore, non è placcato in oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto a tutto lo staff.